immancabile a questo Tokyo Game Show, Gran Turismo 6, è la patria ovviamente, il Giappone è stracontento di giocare sempre un nuovo episodio di Gran Turismo, anche se poi in realtà in fiera le postazioni sono piuttosto vuote, non c'è tanta fila ad aspettare, forse anche perché la demo presente in fiera già si è vista in diverse iterazioni, ci sono a disposizione 7 piste tra le quali Silverstone e la nuova Goodwood Hill Climb. E quindi forse probabilmente anche i giapponesi hanno giocato spesso e volentieri in giro per i negozi di Akihabara e anche altro del Giappone. Detto questo, comunque abbiamo avuto modo di fare un'altra sessione di gameplay con il titolo. Abbiamo cambiato un po' la scelta delle macchine, abbiamo preso una Ferrari, una Pagani, giusto per capire la reazione anche delle macchine con trazione posteriore oppure con motore centrale. Il gioco alla fine è quasi addirittura d'arrivo, arriverà appunto il 6 dicembre anche da noi su PlayStation 3. E quindi dal punto di vista del gameplay vero e proprio è abbastanza finito e possiamo confermare la bontà del sistema di controllo, soprattutto per quanto riguarda le sospensioni. Infatti Polyphony ha fatto un accordo con KW Automotive, che sarebbe una nota marca di sospensioni soprattutto nel campo del racing, che fa anche la 24 ore di Nürburgring, e quindi ovviamente il comportamento in pista delle macchine per quanto riguarda la forza G, le curve e la stabilità delle macchine è sicuramente più realistico rispetto al passato. È stata fatta anche qualche correzione in termini di modello di guida, anche se poi in realtà i giocatori di lungo corso di Gran Turismo si troveranno abbastanza a loro agio con questo sistema di guida che è molto piacevole, divertente, che è abbastanza personalizzabile in termini di ABS, trazione, frenata assistita. E ovviamente in questa fase, ormai siamo addirittura all'arrivo, non ci sono i danni, ci sono le cosiddette carambole, forse il comportamento delle altre auto in pista è un po' più realistico, un po' più vario rispetto al passato, però possiamo dire che il modello di guida è quello solito con qualche miglioramento in termini di fisica delle macchine. Graficamente Gran Turismo 6 è sempre molto bello da vedere, le macchine hanno un dettaglio in termini poligonali molto molto elevato. Noi siamo stati qualche giorno fa presso gli studi di Polyphony Digital e ci hanno fatto vedere un po' come funziona il processo di creazione delle macchine. Si utilizza il tool di sviluppo Maya 2012 e pensate che per fare soltanto una macchina ci vogliono dai 3 ai 6 mesi di sviluppo in base all'esperienza del programmatore. Di conseguenza anche per questo riusciamo a capire forse i biblici tempi di sviluppo di Gran Turismo. Ovviamente c'è una concorrenza più arrembante, però non si può dire davvero nulla alla qualità delle macchine presenti all'interno del gioco. Un'altra novità che avete già avuto modo di vedere in passato, ma che comunque ritorna, è questo progetto Vision Gran Turismo, ovvero questa serie di accordi che Polyphony ha fatto con un po' di note brand marche di automobili come Volkswagen. Noi abbiamo avuto modo di parlare un po' con un designer di soli 34 anni che ha creato il prototipo della Golf GTI all'interno del gioco. È ovvio che è molto interessante vedere una serie di macchine, di prototipi che poi non arriveranno fattivamente nei negozi. La stessa Red Bull ha fatto un accordo anche quest'anno con Polyphony e ci sarà la cosiddetta X2014 Red Bull all'interno del gioco. Quindi, come al solito, aggiornamenti ce ne sono pochi. Abbiamo avuto anche un po' uno scambio di battute con Gran Turismo, con Yamauchi-san, e ci ha raccontato che tante cose arriveranno anche successivamente al lancio del gioco. Sto parlando delle condizioni meteorologiche, sto parlando del nuovo motore che gestirà il sonoro, il rombo dei motori. È un problema tecnico, non è un problema di acquisizione dei motori, del sonoro dei motori a priori. Staremo a vedere quando. Sappiamo che è stata annunciata già in via ufficiale una corposa patch che arriverà al Day One. Questo è Gran Turismo, estrema passione, enciclopedia dell'auto, poche concessioni al realismo vero e proprio. Be ready, Geekers is coming.